Questo video ha l'obiettivo di presentare il libro, la seconda edizione del libro, La dieta perfetta. Intendo incominciare la mia presentazione mostrando questa figura. In questa figura si vede un classico mezzo di locomozione utilizzato nei primi anni del secolo scorso. Questo mezzo di locomozione è la locomotiva. La locomotiva, per ottenere l'energia necessaria per il suo movimento, utilizzava la combustione del carbone. Quindi l'ossidazione del carbone con l'ossigeno produceva energia necessaria per il movimento e, come prodotti di scarto, produceva nello stesso tempo anidride carbonica e acqua. In questa figura viene mostrato in alto la macchina del professore Puma. Il professore Puma è lo chef che ha fatto le ricette del mio libro, il coautore. La macchina del professore Puma ottiene l'energia necessaria per il suo movimento dalla combustione del diesel. Quindi la reazione del diesel, anzi, o meglio ancora, della reazione degli idrocarburi che costituiscono il diesel con l'ossigeno, produce energia necessaria per il movimento della macchina e nello stesso tempo produce, come prodotti di scarto, anidride carbonica e acqua. La macchina del dottor Baiamonte, che è una Fiat Panda a metano, natural power, produce e ottiene l'energia necessaria per il suo movimento dall'ossidazione del metano. Quindi la reazione del metano, che è a formula chimica CH4, con l'ossigeno, produce energia necessaria per il movimento e nello stesso tempo produce, come prodotti di scarto, anidride carbonica e acqua. In questa figura viene mostrato uno dei protagonisti del mio libro. Viene mostrato il signor Dieta. Il signor Dieta, per potersi muovere e per potersi mantenere in vita, ottiene l'energia dall'ossidazione dei nutrienti che si trovano negli alimenti. Quindi la reazione dei nutrienti che si trovano negli alimenti con l'ossigeno produce energia necessaria per il movimento del signor Dieta, energia necessaria per mantenersi in vita, e nello stesso tempo produce, come prodotti di scarto, anidride carbonica e acqua. Pensate, per esempio, al vapore acqueo che esce dalla vostra bocca durante una gelida giornata d'inverno. Questa figura mostra due strutture molecolari dei nutrienti che si trovano negli alimenti. Esattamente in alto viene mostrata la struttura di un trigliceride, di un grasso, mentre in basso viene mostrata la struttura di un carboidrato, esattamente di un polisaccaride. In questa figura invece viene mostrata la struttura in alto, la struttura molecolare della lignina, che è il componente principale del carbone, mentre in basso a sinistra viene mostrata la struttura molecolare di un idrocarburo, di un tipico idrocarburo che si trova nel diesel, mentre in una struttura tridimensionale viene mostrata una molecola di metano, che ha formula chimica CH4. Ebbene, se io sovrappongo queste due figure, noterete che la lignina, i nutrienti, i lipidi, il polisaccaride, il diesel e il metano hanno come struttura di base il carbonio. Quindi, per funzionare, la locomotiva, sia la locomotiva, sia la macchina del professore Puma, la macchina del dottor Baiamonte e il signor Dieta, quindi per funzionare e per poter ricavare energia necessaria per il loro movimento, devono rispettare tutte e quattro il primo e il secondo principio della termodinamica, esattamente il principio della conservazione dell'energia, che costituisce il primo principio della termodinamica, e il principio dell'entropia,
che costituisce il secondo principio della termodinamica. In questa figura viene mostrato un grattacielo, un tipico grattacielo di New York, alto 500 metri. Viene mostrato anche il signor Francesco, che è il protagonista principale del mio libro. Nel capitolo principale, capitolo più importante del mio libro, dove parlo dell'equivalenza tra alimento ed energia, faccio fare ipoteticamente al signor Francesco di salire a piede un grattacielo alto 500 metri. Supponendo che il signor Francesco abbia un peso di 90 kg, ho calcolato che lui utilizza una quantità di lavoro meccanico uguale a 441.000 joule, cioè a 105 kcal. Questi calcoli mi sono serviti per introdurre il lettore nel mondo della dietetica e quindi per insegnare al lettore, in maniera scientifica, rigorosamente scientifica, ma semplice allo stesso tempo, tutti i segreti della dietetica, per fare in modo che lui possa costruirsi una dieta fisiologicamente equilibrata e personalizzata. Perché credere a questo capitolo? Perché credere a questi calcoli? È semplice, perché sono gli stessi calcoli che hanno utilizzato gli scienziati della NASA per fare i primi voli spaziali. E sono tuttora gli stessi calcoli che vengono utilizzati dagli scienziati della NASA per fare i viaggi spaziali odierni. In definitiva, con il mio libro voglio comunicare questo, solamente una cosa, che il segreto della dietetica è solamente uno, non c'è nessun segreto. È importante sapere infatti che in ogni teoria dietetica, dieta Atkins, dieta zona, low carb, Malibu, Okinawa, eccetera, la relazione tra energia e la quantità di alimenti è sempre la stessa. O si parla di una dieta ipocalorica che va dai 1200 ai 1500 kcal, o di una dieta normocalorica che va dai 1600 a 2000 kcal, o di una dieta ipercalorica che va dai 2100 a 2500 kcal. Comunque, sempre e solo un'assunzione di una quantità di alimenti moderata, con pochi grassi e un'adeguata attività fisica. Quindi, qual è il metodo dietetico del dottor Baiamonte? Il metodo dietetico del dottor Baiamonte ha la caratteristica di indicare al lettore la giusta rotta da seguire per raggiungere o avvicinarsi al proprio peso forma. Quindi lo dovete considerare un faro che vi indica la rotta per poter seguire in maniera corretta e scientificamente rigorosa il vostro cammino dietetico. Ma questa rotta la seguite da soli? Non avete qualcuno che vi possa aiutare? Sì, c'è una persona che vi aiuta, c'è qualcosa che vi aiuta, ed è il vostro migliore alleato, il vostro migliore amico, anzi il vostro migliore angelo custode, che è il metabolismo di base. Il metabolismo di base, o metabolismo basale che dir si voglia, è quell'attività metabolica dell'organismo umano che è in funzione anche quando l'uomo si trova in completo riposo, oppure svolge una comune attività quotidiana. Lo dovete considerare il vostro migliore alleato. Infatti, esso ha un consumo energetico corrispondente al 70-80% rispetto a tutte le chilocalorie che in media un uomo e una donna consumano ogni giorno. Queste calorie corrispondono a circa 2.500-3.000 kcal al giorno per l'uomo e 2.000-2.500 kcal al giorno per la donna. Nel manuale La Dieta Perfetta vengono proposte quattro diete di base personalizzabile. Queste quattro diete possono essere personalizzate nella seconda edizione sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, grazie ad un concetto fondamentale che è il concetto del fattore di incremento energetico. Ora, qual è la caratteristica del metabolismo di base? Il metabolismo di base è quell'attività fisica che vi permette di dimagrire
anche mentre state facendo, state riposando, quindi mentre state dormendo, e che a maggior ragione vi permette di dimagrire mentre state facendo una semplice passeggiata a mare, o una semplice passeggiata in città o in campagna. E non occorre che per dimagrire si deve fare uno sforzo fisico come stanno facendo questi ragazzi mostrati nella figura. Perché credere, ancora una volta ribadisco, a questo metodo? Si deve credere a questo metodo perché i calcoli che ho utilizzato, cioè l'evoluzione dei calcoli che ho utilizzato nel libro La Dieta Perfetta, mi sono serviti per mettere a punto un protocollo di estrazione del DNA in fenolo coloformio che ora viene utilizzato nei migliori laboratori di ricerca scientifica. Questa figura mostra la pagina principale della mia tesi di specializzazione in patologia clinica. In questa pagina, quella più importante, vengono mostrati i calcoli che mi hanno permesso di mettere a punto la metodica di estrazione del DNA. Ebbene, questi calcoli sono l'evoluzione della termodinamica classica. Nel mio libro vengono trattati i calcoli della termodinamica classica, che sono più semplici, e l'evoluzione di questi calcoli mi hanno permesso di passare alla termodinamica quantistica. La termodinamica quantistica mi ha permesso di mettere a punto un protocollo di estrazione DNA che ora, come ho detto poco fa, è utilizzato nei migliori laboratori di ricerca scientifica. Per concludere, sento il dovere di dire che questo semplice manuale di nutrizione umana è, in fin dei conti, un libro onesto, semplice e alla portata di tutti. Se viene letto con un poco di fiducia e attenzione, potrà essere utile, molto utile, a voi e ai vostri cari. Grazie per la vostra partecipazione.